Allora, meglio. Ok, ci siamo. Siamo collegati su Facebook in streaming. Siamo collegati anche con l'account Instagram di Weekend, l'evento che andiamo a presentare. Io sono Nicola Palumbo. Scusate, sono partito lentamente, ma adesso vado molto più veloce. Questo è l'Istituto Italiano di Design. Oggi presentiamo, ci sarà anche la conferenza stampa fra mezz'ora circa, di questo evento che si chiama appunto Weekend. È un festival del fatto a mano che sarà dal 22 al 23 settembre a Foligno. Qui con me Elena e Francesca. Allora, ragazze, parliamo un po' di questo festival e cosa troveremo all'interno di queste due giornate. Vai tu, dai. Dai, la padrona di casa. Poi. Buongiorno a tutti, grazie Nicola per averci invitato. Allora, troviamo innanzitutto tanto fatto a mano di qualità, tanto handmade. Ho acceso il microfono? Sì, vai, vai. Ok. Tanto handmade, abbiamo 53 quindi, espositori da tutta Italia, quindi abbiamo anche aggiunto alcuni posti rispetto agli altri anni, che vengono ad esporre le proprie creazioni, i propri brand, diciamo d'artigianato, e quindi diciamo questo è il fulcro dell'iniziativa, chiaramente contornata poi da tante altre attività, workshop, aree live, piccoli eventi, micro eventi che insomma sussisteranno nella due giorni. Però quello che ci teniamo a dire è che è principalmente un festival dedicato esclusivamente all'artigianato e alla creatività, alla manualità. Bene, Elena, invece tu cosa ci racconti? Allora, io aggiungo, oltre a quello che ha detto Francesca, che diciamo è il discorso in generale, mi vorrei soffermare anche sui workshop. Sì. È un grande successo, devo dire, quest'anno hanno avuto, perché 350 posti, tutti sold out. Già da diverse settimane. Sì, poco dopo averli pubblicati sono andati tutti sold out, quindi questo è un grande successo. E, tanto intrattenimento durante questi due giorni, comunque, per chi volesse venire a trovarci con aree live, corner, che riservano discrete sorprese, non andrò ad approfondire più di tanto perché non voglio svelare troppo, però... Diciamo un po' di nomi dei workshop, cosa ci sarà? Allora, ci sono innanzitutto una suddivisione tra l'area per i grandi e l'area per i più piccoli. Nei workshop avremo sabato la grande abbuffata di Holy Food, Moro Color Lab per i più piccoli, segnalibro in cotone con Fabric Up e realizza un razzo che vola davvero con Tiger. Questo lo farò io, è per i bambini o per gli adulti? Questo è per i bambini di tutte le età. Di tutte le età. Allora lo faccio. Quindi io parteciperò, tu parteciperai, parteceremo un po' tutti. A seguire nell'area big avremo Bionique, No Dita Autore, Non Solo Uncinetto e Ulala, tutti i workshop inerenti e il... Sì, la manualità. La manualità, esatto. Cucito, arm knitting, tricotin e ricamo. Tricotin? Sì, praticamente fare delle scritte in uncinetto. Ah, uncinetto. Figo, questo lo salto, mi dispiace. Infatti, no, mi ci immaginavi con l'uncinetto. Però sì, in realtà sì, abbiamo anche partecipanti. Uomini. Sì. Bene, allora basta, lo faccio anche io. Esatto. Una novità di quest'anno sono i workshop teorici. Sì. Ce ne sarà uno il sabato pomeriggio e due la domenica pomeriggio. Ci teniamo a dire che sono tutti, siamo riusciti ad organizzarli grazie al sostegno della CNA Umbria. E abbiamo il sabato pomeriggio un workshop veramente divertente che si chiama Craft Skill, Get Skills Right. Praticamente è un workshop dedicato al modo di approcciare, esatto, nel modo migliore le difficoltà per gli artigiani. Quindi è un po', okay, diciamo, una... Come possiamo dire? Un vademecum, sì, per affrontare i problemi, le problematiche, esatto. Quindi questo sarà molto, molto divertente. Poi ci sarà un video con la Marianna di Zandegu sui video, dedicato, un workshop dedicato ai video, scusate. Figo questo. Molto, quindi video per i business. Poi Zandegu è comunque diventato insomma un must sia online che non per quanto riguarda i corsi. E poi abbiamo le ragazze di Iger Umbria con la Laura Barberi, che fra poco arriverà anche in conferenza e farà un workshop dedicato a Instagram per l'artigianato, quindi molto, molto interessante. Laura che sarà docente qui di, sì, storytelling, esatto, prossimamente. Laura, esatto.
Poi tante attività per i bambini, come sempre, quest'anno ci siamo veramente sdoppiati per cercare di aumentare i posti, perché l'anno scorso erano 150, stanno sono 350 posti i workshop, quindi sono già tutti pieni, quindi pensiamo che insomma sarà un evento bomba. Un bel successo, sì, facciamo le dita. Esatto. Figo, allora ricordiamolo, dal 22 al 23, per i workshop come ci si può prenotare, quali sono i link? Allora, sì, per i workshop si può andare sul nostro sito www.weekend.it, c'è il link poi a Eventbrite. E allora, se uno controlla, per esempio, io mi sono accorta che stamattina qualcuno può fare tramite Eventbrite, sono tutti sold out, sono tutti pieni, no? Però qualcuno poi magari si rende conto che non può venire, quindi disdice, quindi se uno va a controllare, poi ogni tanto magari qualche posto libero si riesce ancora a trovare. Quello che noi consigliamo in questi giorni è comunque venite, perché essendo appunto workshop a registrazione, quindi sono gratuiti. Sì. Magari qualcuno si iscrive e poi non viene, esatto. E quindi magari diciamo passate prima all'info point, perché va fatta la tessera dell'associazione Make per partecipare, quindi tramite la tessera venite all'info point, vi informate e vedete se ci sono poi posti disponibili. Figo. Elena, vuoi aggiungere qualcosa? Ma io rinnovo l'invito a venire, infatti la mia sto qua tipo ora. Ovviamente potremo seguire tutto l'evento, esatto, tramite Instagram. Instagram weekend week underscore end. Ok. Facebook weekend, semplicemente. Bene. Rinnovo l'invito a venire, perché per me in realtà è il secondo anno nella, diciamo, organizzazione del board, diciamolo in modo figo, nel board weekend, yeah. È un'esperienza che sia da, insomma, aiuto nell'organizzazione che da pubblico è veramente veramente particolare, e anche, possiamo anche dire che da volontaria sei entrata nel team, l'anno scorso ha partecipato come volontaria e poi siamo diventate colleghe, esatto, per cui anche questo, diciamo, è un buon... Magari fate ancora in tempo, chi ci ascolta, a magari a venire a darci una mano, una mano che non guasta mai. Assolutamente no. Bene, allora grazie mille, ci vediamo questo weekend. Ci vediamo questo weekend a Foligno, Palazzo Trinci in centro. Vi aspettiamo. Ciao.